tutti dicono pareggio, perché secondo te, perché c'è questo... No, io credo che ci siano due squadre, noi come il Verona, che hanno voglia di superarsi. No, c'è una partita che siamo consapevoli difficile, però è una partita che vogliamo cercare di far nostra, e mettendo in campo prestazione, mettendo in campo spirito giusto, lo spirito che ci deve contraddistinguere sempre, soprattutto in una partita così bella, così stimolante. Molto emozionato. No, una partita che sicuramente è particolare, però credo che al di là di tutto c'è la voglia di andare a disputarla, ad affrontare una gara così bella, così, ripeto, così stimolante, però l'emozione è relativa, perché poi comunque sappiamo che il nostro campionato va al di là di quello che è una partita nostra cittadina, insomma. A livello personale, cosa ti aspetti di particolare da questa partita? Mi aspetto il solito piglio, la solita voglia di andare in campo e aver grande sacrificio per poi mostrare tutte le nostre qualità, che vengono messe in risalto solo se c'è un certo spirito di sacrificio, certa voglia di combattere, voglia di applicarsi sul campo e voglia di mettere in mostra le nostre qualità. Sono tutte componenti dalle quali noi non possiamo prescindere, per cui mi aspetto questo, mi aspetto che ci sia questa voglia, questi aspetti vengono esaltati anche magari in una domenica così particolare. Dell'ultimissimo periodo, che idea ti sei fatto in questi due anni del Verona e del suo allenatore? Ma intanto reputo Andrea un bravissimo allenatore. Giocare contro le sue squadre è sempre difficile, tra l'altro abbiamo anche un buon rapporto ed è un piacere ogni volta rincontrarlo, perché so che lavora seriamente, so quanta applicazione ci mette nel proprio lavoro, per cui è sempre un piacere. Il Verona, reputo che lo dimostra il campionato che ha fatto l'anno scorso, lo dimostra che comunque anche adesso in una situazione di classifica è buona, e per cui dimostra tutto il proprio valore. E sappiamo che incontriamo una squadra che ha grandi qualità ed è organizzata, è una squadra messa bene in campo. Ha detto Mandolini, Chievo con Maran ha ritrovato un certo spirito, prima un certo spirito, una certa aggressività. È quello che forse ha fatto forte il Verona negli ultimi anni, uno spirito, un'identità chiara? A questo io non posso rispondere, perché io onestamente, essendo a fuori, io credo che Andrea Mandolini sia sempre riuscito a dare un'identità alle proprie squadre, e lo ha fatto anche qui a Verona. Ha detto anche, insomma, si sa che c'è anche un po' di provocazione, ovviamente, nei limiti pre-derby, siamo noi la squadra più importante di Verona, vi sentite ancora come magari una volta Davide contro Golia? Ma è normale che loro hanno una storia diversa dalla nostra, e questo dà sicuramente un certo lustro a quello che è poi il loro percorso, però noi viviamo la nostra realtà è esaltante quanto le realtà degli altri, per cui credo che noi siamo orgogliosi di quello che portiamo avanti, di quello che è dei nostri colori. Questo io poi li ho vissuti in prima persona, ho vissuto degli anni anche magari meno così alla ribalta, e dove questo spirito è sempre stato fondamentale. L'ho detto il primo giorno che mi sono seduto qua a parlare con voi, che per me il Chievo significava tanto da questo punto di vista, questo sentirsi addosso questa maglia è qualcosa comunque che ti deve far dare qualcosa in più. Credo che tutte le storie siano belle proprio perché corrono per un proprio percorso. Ecco, a questo proposito, cosa rappresenta per te a livello del cammino che hai fatto all'interno del Chievo prima del giocatore arrivare a condurre la squadra in un derby, e se mai te lo saresti immaginato quando avrai giocato in Serie C? Ma ti dico che al primo derby purtroppo ero infortunato, nell'anno, l'unico anno che sono rimasto qua ancora da giocatore, non ho potuto fare tutti i due derby, e questa è stata una delle cose che mi sono dispiaciuto, perché ci tenevo molto. Adesso sono qua a viverlo nella massima serie, con due squadre che hanno voglia di superarsi l'una con l'altra, per cui credo che comunque
ho dovuto magari aspettare qualche anno, ma mi viene data questa possibilità, magari, essendo anche dentro il campo in maniera più attiva. Perché al fuori di Chievo, da osservatore esterno, pesando l'atmosfera, la condizione, le assenze, eccetera, quali, tu su chi scommetteresti delle due? Ah, io scommetto sempre sul Chievo tutta la vita, ma perché ho la piena coscienza di quello che possiamo mettere in campo. E questo mi dà grande fiducia, mi dà grandi stimoli, mi stimola proprio ad andare in campo e cercare di superare l'avversario. Se ieri Gori ha detto, parlando della partita, che l'atmosfera è molto carica, il caso sarebbe magari quello di distendere un po'. Non ti ha ragione lui o invece l'elettricità o l'ultima cavalcata? Allora, io credo che l'entusiasmo sia un aspetto sempre da cavalcare, è ovvio che però devi sempre avere in mano il termometro e capire fin quando puoi tirare o quando magari devi lasciare. Questo fa parte del nostro lavoro e lo si vive quotidianamente e non c'è una ricetta, c'è l'avere in mano la situazione e capire magari qual è secondo un allenatore, secondo la società, il modo migliore per potersi approcciare. Poi sai, il risultato poi va a determinare sempre la cosa giusta e la cosa sbagliata e molto spesso il risultato è anche non sempre in funzione della prestazione, perché molte volte la prestazione sarebbe giusto ti premiasse ma ti dà meno, per cui bisogna viverla un po' cercando di assaporarne tutti i momenti e cercando di capirne poi quotidianamente quali sono le cose migliori da fare. Mi hai detto che sia l'altro giorno del rapporto che ha ultimamente con i tifosi, la febbre della piazza. Tu hai avuto qualche richiesta particolare da quelli del Chievo? Hai avuto contatti con quelli del Verona? No, i contatti. È normale che chi ha a cuore una squadra spera che questa squadra vinca, che riesca a mettere in campo la prestazione, riesca a mettere in campo, che esca sempre dal campo a testa alta, che non si debba rimproverare nulla. E credo che questo è quello che sognano tutti, dicendolo o anche in maniera silenziosa. Quindi non hai nessun messaggio particolare a qualcuno? I messaggi ne arrivano molti, però sono più che descrivere i messaggi, secondo me sono da interpretare proprio questo spirito, che è quello che secondo per me è la cosa che mi colpisce di più. No, ovviamente non le fai, però dobbiamo aspettarci qualche novità su. No, abbiamo lavorato un po' tutti cercando di fare in modo che tutti siano pronti. Grandi stravolgimenti non ce ne saranno. Ma intanto credo che la formazione è giusto che i giocatori la sappiano dal proprio allenatore, magari non comunicandola, e che tutti comunque siano partecipi, che lo penso abbastanza normale, che tutti quanti debbano essere coinvolti in una partita dove al di là dell'aspetto, diciamo, al di là della città, ma anche per la classifica, per il momento che viviamo, perché dobbiamo continuare a dare continuità di prestazione ed è giusto che tutti siano coinvolti in questo, perché noi al di là di tutto dobbiamo guardare a portare avanti, portare avvicinarci il più possibile a questa quota salvezza, e passa anche attraverso la partita di domani. Tutto questo per una partita del genere si fanno magari delle valutazioni un po' diverse dal solito, che ne so, perché magari lo stato di forma di un giocatore si guarda se deve essere un giocatore più esperto, e allora magari sono stati che hanno già di più esperienza o che rappresenta qualcosa in particolare per quella società, e allora magari può essere la sua cosa. Allora, io credo che un allenatore debba tenere sempre conto di tutto, ma non solo in un derby, ma anche in qualsiasi tipo di partita. Certe considerazioni io le faccio sempre, ogni gara, ogni settimana, e cerco di capirne le motivazioni, i momenti, per poi sfruttare al massimo il materiale che ho a disposizione, il materiale umano che ho a disposizione, i giocatori, perché credo che passi tutto attraverso dei momenti da saper sfruttare, dei momenti magari di maggior freschezza, di maggior magari disponibilità mentale, e lì magari riuscire ad avere maggior freccia nel proprio arco, insomma.
Pellegrini, perché sono anche amici di quando fuori da campo. Stai pensando magari all'idea di fare gabbia su Toni, proprio loro due, quello che lo la gabbia, Toni è un grandissimo giocatore, anzi, anche fare i complimenti per il suo record raggiunto, per cui credo che al di là della gabbia è un giocatore che va affrontato nel modo giusto, con l'attenzione giusta, perché è un giocatore che dimostra tutti gli anni di saper far gol e continua a far gol. Quindi comunque in mezzo alla difesa viene ancora decisa, magari. No, noi dovremmo essere bravi a limitare il più possibile non solo Toni ma anche tutti gli attaccanti del Verona. Sicuramente Toni è un giocatore di riferimento e lui per il Verona è un giocatore importante, dovremmo essere bravi a limitarlo. Poi con chi, io sono sicuro che andrà in campo lo farà nel migliore dei modi. C'è una bella storia di Meggiorini in questo anno, anche perché comunque è bello vedere proprio un veronese riuscire a fare questa. Sì. Anche altri hanno voglia di giocare una partita come, bella come questa, e Riccardo, essendo veronese, giustamente ha qualcosa in più dal punto di vista morale da mettere in campo, proprio perché ci tiene, perché è nella sua città, e credo che questa insomma faccia parte di quelle storie belle che vanno raccontate. Presidente, già niente, non l'ho visto, per cui non lo so se è teso o meno, e cercheremo di fare in modo che sia meno teso a fine gara. Hai scaramanzia prima del partito? No. Qualche no. Svuoto sull'ultimo? No, anche perché poi non li mantengo, per cui meglio non farli. Curiosità, era il 94-95, giusto? Mi domandi una cosa, talmente... infortunato sia l'andata che L'andata è infortunata, il ritorno mezzo e mezzo, per cui mi è stato preferito altro. A posto? Grazie.